Ciao, io sono Virginia, vi do il benvenuto e benvenuto sul mio canale ed in questo nuovo video. Oggi sono qui con voi con un nuovo What I Eat in a Day, ovvero cosa mangio in un giorno. E era da tanto che non giravo questa tipologia di video e sono contenta di avervela, insomma, riproposta oggi. Faccio una breve introduzione e poi vi lascio alla prima colazione. Faccio un piccolo disclaimer, come sempre, ovviamente questo video non vuole insegnare a nessuno appunto una corretta alimentazione, non è assolutamente un video che va a promuovere una dieta. Quindi, insomma, dovete semplicemente prendere questo video come ispirazione per trovare nuove ricette e provare nuove cose anche proprio in termini di prodotti. E ovviamente, se avete bisogno di un aiuto in questo senso, quindi un consulto con un professionista, rivolgetevi ai dottori che sono specializzati ovviamente in questo ambito. E infatti nel mio video non troverete assolutamente la grammatura della pasta che mangio a pranzo o la grammatura del pane che mangio a cena, soltanto eventualmente la quantità degli ingredienti che servono per delle ricette specifiche, ma non è questo il caso. Detto questo, io vi lascio al video e noi ci vediamo un po' più avanti, che comparirò ogni tanto per darvi qualche aggiornamento. La colazione di oggi è una delle mie colazioni preferite e vorrei avere il tempo per farla molto più spesso, anche magari quando vado in ufficio a lavoro, ma la preparazione è un pochino più lunga di un semplice caffè latte con delle fette biscottate e marmellata, quindi me la riservo per quei giorni in cui sono a casa e ho più tempo quindi da dedicare alla colazione. In particolare vi propongo oggi questi pancake proteici della Milk Pro che trovo veramente buonissimi, ma anche super comodi perché sono già pronti. Basta semplicemente riscaldarli in padella oppure, come nel mio caso, come sto facendo io, in friggitrice ad aria, impostando il programma riscaldamento che tendenzialmente credo abbiano tutte le friggitrici ad aria per 10 minuti, e poi sono pronte. Così in quei 10 minuti, nel frattempo, andiamo a preparare il topping per i nostri pancake. In questo caso ho tagliato a fettine una banana e poi ho preso la mia nocciolata senza latte della Rigoni di Asiago, che è la mia preferita. La banana, ovviamente, una intera è un po' troppa per soli due pancake, quindi quella che rimane me la mangio. E nel frattempo, visto che i pancake ancora non sono pronti, vado anche a preparare il mio immancabile caffè latte barra cappuccino. Lo sapete, è un must have nelle mie colazioni. Quello che varia è sempre il contorno, ma il caffè latte barra cappuccino non può assolutamente mancare. A questo punto i pancake sono pronti, quindi vado a spalmare la mia nocciolata sui pancake e poi vado appunto semplicemente ad aggiungere la banana sopra alla nocciolata spalmata. E la colazione praticamente è servita. Un tempo di preparazione più lungo di una semplice colazione, come vi abbiamo già detto, ma neanche così tanto perché alla fine, in un quarto d'ora, la colazione è pronta per essere mangiata e gustata. Ormai lo sapete, la colazione è il mio piatto preferito e quindi io sono proprio, non so, golosa di colazioni. Ed eccoci qua con quella che sarebbe più o meno l'ora dello spuntino mattutino, ma siccome io voglio rendere questo What I Eat in a Day il più onesto e sincero possibile, non vi nascondo che quando lavoro da casa, come in questo caso, lo spuntino mattutino non lo faccio. Non lo faccio perché non sento appunto la fame di dover mangiare qualcosa. Questo perché magari rispetto alle giornate in cui invece vado in ufficio, la colazione la faccio più o meno un'ora dopo rispetto a quando invece la faccio quando vado in ufficio. Quindi l'unica cosa che faccio è bere un buon caffè. In questo caso è decaffeinato perché cerco sempre di, quando possibile, ridurre ovviamente la quantità di caffeina che assumo durante i giorni. Siccome stamattina ho bevuto il caffè latte, come sempre, come ogni mattina, e poi sicuramente dopo pranzo mi berrò un caffè, adesso mi andava il caffè perché ovviamente il sapore del caffè mi piace sempre molto, però ho optato per un deca appunto per ridurre la caffeina che assumo giornalmente. E però appunto non ho fame e di conseguenza non vado a mangiare niente, non mi sforzo, non mi obbligo a mangiare neanche un frutto perché proprio non mi va.
E niente, mi goto questo caffè caldo perché mi piace sempre sosterzare, lo sapete, caffè lunghi americani mentre lavoro. Solitamente, tra l'altro, non lo faccio qui in cucina, ma lo faccio appunto mentre sto continuando a lavorare. Però con la scusa di questo video ho deciso di fare una breve pausa insieme a voi mentre sorseggio il mio caffè. Quando sono in ufficio posso dirvi che sgranocchio qualcosa. Può essere un pacchetto di crackers, può essere la mela che mi sono portata da casa, oppure la banana, oppure se non mi sono portata niente perché non avevo niente in casa da portarmi per lo spuntino mattutino, prendo qualcosa nelle macchinette che ci sono a lavoro, come per esempio la maggior parte delle volte opto per dei taralli semplicissimi. E niente, detto questo, ho già parlato abbastanza e io continuo a bere il mio caffè. Giunta l'ora di pranzo, metto la pentola con l'acqua a bollire per prepararmi un bel piatto di pasta. Visto che come schiscetta non sono solita portarmela molto spesso al lavoro, quando lavoro da casa tendenzialmente cerco di prepararmi un bel piatto di pasta caldo da mangiare a pranzo. Per il sugo di oggi ho optato per una sorta di pesto perché avevo pronte delle cime di rapa cucinate dalla sera prima e quindi ho ben pensato di utilizzarle per condire la pasta e ho fatto una sorta di pesto di cime di rapa e ricotta. La ricotta anche ce l'avevo già in frigo perché l'avevo comprata al mercato e quindi è anche un buon modo per consumare quello che si ha appunto nel frigo, magari che deve essere necessariamente finito entro una certa data. Quindi ho semplicemente frullato nel mixer un po' di cime di rapa e 2 cucchiai di ricotta. Poi ho aggiunto anche all'interno del mixer stesso un po' di acqua di cottura per creare un sugo un pochino più morbido. E una volta scolata la pasta, ho rimesso la pasta in pentola e ho aggiunto appunto il mio pesto in modo tale da restringerlo un pochino mentre la pasta si finiva di cucinare perché l'ho tolta un minuto prima dall'acqua, l'ho scolata un minuto prima dall'acqua. E questo è quanto. Ho impiattato i miei rigatoni. Io prediligo di più la pasta corta rispetto alla pasta lunga e tendenzialmente i miei formati di pasta preferiti sono rigatoni, mezze maniche, penne e penne rigate, ovviamente, sottolineiamolo, e anche fusilli. Scelgo il tipo di pasta, la tipologia di pasta in base a quella che ho in casa e in base a quella che secondo me si presta meglio al tipo di sugo che sto preparando. Devo essere sincera che qua probabilmente ci stava bene anche il fusillo come tipologia di pasta, ma avevo il pacco dei rigatoni aperto e quindi non sono stata ad aprire un altro. Prima di mangiare questo buonissimo piatto di pasta, una spolverata molto generosa di parmigiano e il pranzo è servito. Merenda semplice, anche se gustosa e soprattutto cosa importante, veloce, anche perché di lì a poco dovevo uscire di casa per andare dalla psicologa, quindi non potevo pensare ad una merenda troppo elaborata. Questa volta ho optato per uno yogurt fresco alla vaniglia della Vipiteno, che è uno tra i miei marchi di yogurt preferiti, e questo alla vaniglia e quello a mirtillo sono appunto i gusti che preferisco. Per aggiungere un tocco di croccantezza allo yogurt, ho optato per questa granola di gran cereale, dove ci sono anche dei pezzettini di cioccolata, e la merenda è pronta. E siamo arrivati all'ultimo passo della giornata, ovvero la cena. Sto per proporvi la mia versione, tra virgolette, light della cotoletta. Qualcuno di voi mi potrebbe linciare per definire questa una cotoletta, visto che non la passo nell'uovo, non la friggo e niente di tutto quello che prevede, diciamo, la preparazione di una cotoletta normale. Però secondo me è un'ottima variante, semplice, veloce e soprattutto un pochino più leggera da fare appunto quando magari, non so, si è di rientro dalla palestra serale, quindi è un po' più tardi rispetto al solito perché in circa 10 minuti veramente la cena è pronta. Quindi preparo del pan grattato dove aggiungo un po' di parmigiano grattugiato come insaporitore, non troppo, e semplicemente vado ad impanare una ad una le fettine di petto di pollo in questo caso, ma ovviamente può essere adattata a tutti i tipi di carne come il tacchino o il manzo, ma anche il pesce.
Nel frattempo avevo incaricato Teo, il mio ragazzo, di lavare dei pomodorini per farci appunto un'insalata di contorno, mentre io appunto finivo di impanare le cotolette. Poi vado a mettere la padella sul fuoco, aggiungo un filo d'olio e poi semplicemente vado a cucinare le mie fette di pollo panate. Grazie al filo d'olio che aggiungo in padella si forma quella crosticina croccante, ma non è un vero fritto. Di contorno avevo le cime di rapa rimanenti dal pranzo, alcune melanzane fatte qualche giorno prima e appunto l'insalata di pomodori e cipolla che avevo fatto preparare da Teo. Yum yum! Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video perché avete visto l'ultimo pasto di questa giornata, che è stata la cena. Tra l'altro ci tengo a fare un piccolo punto su questa cena, che è una delle cene proprio passepartout perché è velocissima da fare, me la riservo sempre durante quelle appunto giornate in cui vado in palestra la sera, quindi so che di rientrare un pochino più tardi del solito perché in 10 minuti praticamente si ha la cena pronta. La cotoletta che faccio tra virgolette è super veloce perché non bisogna fare molti passaggi, basta semplicemente impanare la carne, in questo caso di pollo, e ovviamente può essere adattata a qualsiasi tipo di carne ma anche pesce. Una delle mie ricette preferite perché è semplice e poi comunque è anche gustosa. Nel video di oggi sono mancati i miei meal prep per il pranzo del giorno dopo, questo perché anche domani lavorerò da casa, quindi non ho necessità di fare meal prep, ma posso appunto preparare qualcosa al volo quando è giunta l'ora per esempio del pranzo o della cena. E però fatemi sapere se appunto i video che comprendono anche i meal prep vi piacciono qui sotto nei commenti, così vedrò di farne magari un po' più spesso di questi video what I eat in a day, e magari includere anche la parte di meal prep, oppure includere la parte di meal prep nei vari vlog settimanali o giornalieri che vi pubblico qua sul canale. Mi raccomando, vi aspetto qui sotto nei commenti. Detto questo, io vi invito a lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto e se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi. Io come sempre vi mando un bacio grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!